Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Un danno erariale di oltre 37 milioni di euro è stato accertato dai finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Catanzaro, che hanno segnalato alla Procura regionale della Corte dei Conti 9 dirigenti di 4 aziende sanitarie provinciali. L'operazione condotta dalle Fiamme Gialle riguarda le ASP di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone sulle modalità di attuazione dell'accordo stipulato fra AIOP Calabria e Regione per l'acquisto di prestazioni di ricovero ospedaliero dalle case di cura private accreditate. 26 afghani e 15 curdi appena sbarcati clandestinamente sono stati rintracciati ed identificati dalle forze dell'ordine sulla strada statale 106 nei pressi di Badolato, nel Catanzarese. I migranti godono tutti di accettabili condizioni di salute. Il sindaco Rosario Livo e l'intera giunta comunale presenti oggi alla camera ardente allestita al Palazzo dei Nobili di Catanzaro, prima dei funerali del vigile urbano Paolo Procopio, morto lo scorso venerdì a causa di un tragico incidente stradale. Nella tarda mattinata e prima del trasferimento della salma in Duomo sarà pronunciato un discorso di cordoglio a nome dell'intera giunta comunale. Sono iniziate questa mattina a Catanzaro le audizioni della Commissione parlamentare sugli errori sanitari. La Commissione, presieduta da Leoluca Orlando, ha appuntamento in prefettura con il presidente Loiero, l'assessore regionale al bilancio, i direttori generali delle aziende sanitarie o ospedaliere. Appuntamento anche nel pomeriggio alle 16.30, quando al termine delle audizioni è prevista una conferenza stampa in cui saranno illustrati gli esiti dell'incontro. BNL e Telethon insieme per una nuova sfida di solidarietà che ha raccolto più di 31 milioni di euro in Italia e ben 367 mila euro in Calabria. Nel fine settimana a Catanzaro, presso i saloni della BNL, giornata dedicata alla raccolta fondi a favore della ricerca scientifica sulla distrofia muscolare e sulle malattie genetiche. Diverse le iniziative che hanno visto esibirsi anche gli allievi degli istituti scolastici catanzaresi. Si è registrato inoltre un primato a livello nazionale, la presenza attraverso i propri stand espositivi della Polizia di Stato e del Comando Regione Carabinieri Calabria. È durata davvero poco la permanenza nell'Udeur e nella maggioranza di centrodestra della provincia di Crotone del consigliere Salvatore Luca. Non avendo il presidente della provincia Stanislao Zurlo esaudito le sue richieste di una presenza in giunta provinciale del suo movimento, Luca ha deciso di uscire dalla maggioranza. Non è tutto, la Compagnia dei Democratici, movimento di cui era leader, ha deciso anche di rompere il patto federativo con l'Udeur e di ritornare ad essere maggiormente legata al territorio di appartenenza. Solo intollerante o indemoniato? È questo l'interrogativo che molti si pongono dopo che un docente dell'ITC Fermi di San Marco Argentano ha manifestato palesemente il suo fastidio per la presenza in classe del crocefisso. Domenico Crusco, vescovo di San Marco Argentano Scalea, ha invitato gli studenti della prima A dell'istituto che si sono opposti a tale atto di intolleranza. Mercoledì 16 dicembre, davanti al crocefisso della cattedrale del paese, avrà luogo una veglia di preghiera in riparazione della gratuita offesa alla persona del crocefisso. All'insegna di grandi ospiti, premiazioni di rito, momenti di alta moda e con la madrina Martina Stella si è conclusa la terza edizione del Calabria Film Festival Cinema Ambiente e Paesaggio, organizzato dalla Fondazione Calabria Film Commission. La cerimonia finale della kermesse si è svolta al Teatro Cilea di Reggio Calabria. La quarta edizione della manifestazione si terrà nel 2010 a Crotone. Inaugurata nel fine settimana a Catanzaro, la mostra dedicata ad Anthony Tapier, che sarà aperta fino al prossimo 15 marzo. Alberto Fitz, direttore artistico del museo, ha puntato sull'artista spagnolo con oltre 50 opere esposte, in gran parte mai viste in Italia, che dimostrano come il museo voluto dall'amministrazione provinciale sia ormai punto di riferimento per l'arte contemporanea non solo in Calabria. 3 partite e 3 vittorie per le squadre calabresi nell'ultimo weekend. In Serie B il Crotone travolge 4-2 il Gallipoli di Giannini grazie ai gol di Gabionetta, Beati, Legati e Morleo e raggiunge quota 24 in classifica. In seconda divisione il Catanzaro vince 2-0 contro il Melfi e mantiene a più 3 il suo divario sulla Juve Stabia, mentre la Vibonese batte 1-0 il Vico Equense, abbandonando la penultima posizione. Stasera toccherà alla Regina e al Cosenza. Gli Amaranto ospitano la Triestina di Somma, i Lupi saranno di scena allo Iacovone contro il Taranto.